Bella ragazzi, qui è Dregote oggi, siamo qua con il primo episodio di Minecraft Hunger Games in condizioni impossibili. Ragazzi, siamo nel server SPHX Hunger Games, ragazzi, per appunto giocare questa sfida. Allora ragazzi, intanto vi ringrazio davvero tutti quanti perché ho visto che la serie vi è piaciuta, l'ho notato sia dai mi piace che dai commenti che dalle cose che mi avete scritto e soprattutto anche dalle sfide e appunto dei consigli che mi avete dato. Ho preso in considerazione tutti quanti, non tutti quanti i commenti, la maggior parte intelligenti, per cui li ho messi tutti quanti in un file di text edit. Questa partita ragazzi l'andrò a giocare in quale modo? L'andrò a giocare utilizzando come arma soltanto una spada in legno e non potrò utilizzare neanche un pezzo di armatura. Quindi anche se uccido uno Powa che magari si è comprato un kit pro, oppure trovo magari in una chest, anche se in questa mappa qua non ci sono chest, una spada in ferro, non la potrò comunque utilizzare perché altrimenti mi bastonate. Quindi ragazzi, prendo il runner come kit perché così almeno una velocità e il cibo, quindi ottimo. Il server ragazzi non è molto pieno, siamo 3, 6, 9, siamo 9 persone e mancano 30 secondi, sono 9 persone perché naturalmente è sera tardi, perché non ho trovato un minuto di tempo ragazzi per registrare, credetemi, quindi appunto registro la sera e poi vabbè ovviamente ve lo vedete domani mattina. Quindi ragazzi, 10, 9, 8, speriamo un po' che vada bene, sono sicuro che la serie ragazzi vi piacerà perché veramente ho visto che vi è piaciuta come idea. Allora ragazzi, io direi di subito andarci a fare una spada, anche se già ce l'ho, però è enchantata. E quindi, dato che la sfida non diceva una spada enchantata contro colpo 1, io direi di farmela, tanto alla fine non ci vuole niente a craftarsi una spada. Ok, perfetto. Allora, subito una spada in arrivo. Perfetto, la gente con la connessione più povera della mia, che giustamente mi frega il legno, ma è una cosa abbastanza normale. Se non riesco a craftarmi la spada non è colpa mia e dovrò utilizzare quella là incantata. Ok. Da cazzo sono i pezzini di legno? Eccoli. Ok, posso farmi la spada, perfetto. Ok ragazzi, abbiamo la nostra bellissima spada che ci accompagnerà per il resto della partita. Il minimo di kill da fare almeno per vincere la sfida è 5. Se la vinco tanto di guadagnato ancora meglio. Quindi ragazzi ricordo, solo spada in legno e neanche un pezzo di armatura. C'è già della gente che mi sta inseguendo, il che è molto 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 inquietante. Io direi di allontanarci un po', di far scannare un po' loro per poi andare un po' all'agguato. Allora, vediamo un po' dove che andiamo. Andiamo da questo, che è anche l'una spada di legno, per cui oddio, abbaio del mio cane, scusate. L'avete, cioè luna di notte, che ho anche detto l'orario, luna di notte il mio cane che si mette ad abbaiare non ci sta proprio. Comunque piazziamo un poco di fiori per terra così alla cazzo e vediamo un po' di killare questo, perché comunque vedo un poco di lag, quindi lo vedo tipo un po' da una parte un po' dall'altra, non so se voi lo state notando. Dai cazzo, non riesco, vedete? Non riesco proprio a colpirlo. Vaffanculo, vai. Vai cazzo, però. Ah, finalmente. Ok, ragazzi, ci siamo. Ok, ragazzi. Mi serve praticamente, ci sono ancora tutti, praticamente ne ho ucciso uno e l'ho ucciso soltanto io. Cioè, sono stato l'unico che ha ucciso per adesso un player. Gli altri comunque credo che siano in team, perché stavo vedendo un po' che stavano tipo scrivendo in chat, quindi ho un po' di paura. Importante è che non abbiano cose abbastanza buone da potermi subito uccidere. Allora, io ho paura più che altro della gente che ha preso nelle ceste le pozioni di forza, perché allo spawn ci sono le pozioni di forza, lo sapete, vero? Sì. Intendi di farne tipo un agguato, di andare magari così. Oh my god. Questo qui è la pozione di forza, l'altro all'arco. Aia, aia, aia. Sfonderò la tastiera per fare questo, ma ne varrà la pena. Quello lì lascia Powa, mi toglie un casino se mi colpisci. Io credo proprio che mi one shotti. Quindi allontaniamoci e recuperiamo la vita, così magari riesco a non farmi colpire neanche una volta. Credo che mi uccidere con due colpi. E sì, praticamente con un colpo mi toglierà sugli 8 cuori, quindi meglio scappare un pochino. E vediamo un po' di cosa fare. Pregate un po' per me, così magari ce la faccio. Ci sono anche i lupacchiotti che mi sosteneranno. Come cazzo si dice? Vabbè, avete capito. Quindi
Aspetta, devo mangiare così. Poi scappo. Devo fare una cosa tattica. Facciamo una cosa tattica. Ok ragazzi, uno è fuori. Oh mio Dio santissimo. Mi ha dato... Cioè, due erano e mi sono riuscito soltanto a dare un colpo. Cosa epica. Epicissima. Allora, vabbè, lascia ovviamente non la posso utilizzare. Me ne sono anche scordato. Allora, recuperiamo un po' cuori perché evidentemente siamo scappati entrambi. Perché io credo che se si sarebbe girato o girata, mi avrebbe colpito e quindi sarei morto, ne lo sono sicuro. Comunque ragazzi, GG, veramente cosa epica. Sono riuscito a fare davvero una cosa pazzesca. Per fortuna mi ha colpito soltanto una volta. Siamo rimasti in 4 giocatori. Io direi che possiamo già andare di contro, tanto finché vado fino là credo che la vita l'ho già recuperata. Quindi andiamo. Tanto le mucche che muggiscono, che ululano, come cazzo si dice? Vabbè ragazzi, la sera a me non potete per niente parlarmi, perché se no mi metto a parlare di paguri e di cazzate così. Allora, per esempio adesso io tipo sto correndo come un paguro che insegue un paguro più grande per ucciderlo. Comunque, allora ragazzi, un'altra kill. Io credo che siamo a 3. Sì, 3 kill siamo. Oddio, c'è uno dietro di me. Che cazzo? Che cazzo è? Me ne sono accorto. Assolutamente, ci sono anche dei ragni. Porca vacca troia. Vacca troia. Cazzo, sta attento. Aiuto, aiuto, aiuto. Un cuore, un cuore, un cuore. Vaffanculo. Su qui mi sta fottendo di brutto. C'è un lag pazzesco e non riesco per niente a colpirlo. Speriamo che non abbia la velocità. Fanculo. Perché sennò mi uccide subito. Mangio, mangio, così recupero la vita. Perché sto parlando ad alta voce non lo so. Ma perché sennò voi non mi sentite. Semplice la cosa. Cazzo, sono un coglione. In montagna no, non devo andare. Cioè sì, dovrei partire in montagna forse tra qualche giorno. Ma il video lo farò comunque, lo farò in montagna il video, fa un bellissimo vlog. Oh cazzo, vi ho spoilerato troppo, basta. Allora ragazzi, devo riuscire a scappare. Credo che ci sono riuscito a scappare. Togliamoci quest'arco perché sennò poi dico che varo. Perché mi verrebbe istintivo, diciamo, di tirargli una frecciata con l'arco, magari con un ascio, con queste altre cazzate che ho dentro l'inventario. Ma purtroppo ragazzi non posso, perché uno addirittura mi ha fatto una minaccia. Se non fai quello che faccio io, che ti dico io, ti ammazzo. Quindi mi conveniva farlo. Allora devo stare attentissimo. Io direi di aggirarlo un po', nel senso corro un po', dopodiché lo faccio stancare un pochetto e mi giro subito e gli tiro un sacco di spadate col mio mouse Powa, che poi non è un mouse Powa, però vabbè, è un mouse comunque abbastanza bello, che poi vi farò vedere magari qualche volta. Ok ragazzi, facciamo una cosa bella, facciamo così. Dopodiché sono un deficiente. Ragazzi, potete dirlo anche adesso. Sono un deficiente. Vai, gridatelo in questo momento. Sono un deficiente. Così. Anzi, no, sì, è un deficiente. Perché voi non siete deficienti, sono io il deficiente. Ho fatto una cosa sbagliatissima. Come cazzo però ho fatto a prendermi da così pochi blocchi? Ancora non lo so. Ci stiamo allontanando in questa mappa, non so da quanto. Io comunque direi di aggirarlo, dai. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Yeah. Come vi insegno sempre io? Sempre fidarsi di Dregote. Ok, basta. Allora, 200 blocchi, vi giuro. Beh, comunque sia, la sfida l'ho vinta perché ho fatto 5 kill. Poi magari me le conterò nel video, ma sono 5 precise. Però la voglio vincere. Per cui ragazzi, massimo impegno per uccidere questo. Che forse magari ce la facciamo. Magari non ha nulla, soltanto due uova da lanciarmi contro. Alla faccia delle uova. Ragazzo, che non mi hai colpito neanche una volta. Bella ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo vinto il primo episodio di Minecraft Hunger Games in condizioni impossibili. Dregote ce l'ha fatta. E perché parlo così? Non lo so. Comunque sia ragazzi, ce l'ho fatta. Continuate ragazzi qua sotto nei commenti a scrivermi la prossima sfida. Tanto io le prendo tutte quante e le metto tutte quante su un foglio elettronico, per cui ragazzi le scriverò tutte e man mano le prenderò e le farò nei prossimi video, quindi state tranquilli. Potete scrivermi ovunque, su Skype, ovunque, tanto io ci sono sempre.
Quindi ragazzi, per questo primo episodio di Minecraft Hunger Games in condizioni impossibili è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un like o un commento e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!